Ancora aziende e sanità, perché un gruppo di aziende del territorio sostiene l'ospedale San Bortolo, che è il primo ad adottare la stampa in 3D come procedura per la preparazione degli interventi chirurgici. Accanto all'anestesista, da oggi in sala chirurgica entra anche la stampante 3D. L'accostamento appare forzato, in realtà rappresenta l'ultima frontiera tecnologica per 10 chirurgie del San Bortolo, primo ospedale in Italia ad adottare questa innovativa metodica. E qua in mezzo vedete, questo rosa è il tumore, quindi noi grazie a questo modellino possiamo pianificare probabilmente di operare il bambino. Da che lato aggredire il tumore, in che posizione mettere il paziente, che cosa ci troveremo come punti rischiosissimi. La sola diagnostica per immagini non consente di ottenere un quadro sufficientemente chiaro, così l'attacco, la risonanza magnetica vengono tradotte in un modellino tridimensionale dell'organo e dell'anomalia da tagliare. Ci permette di essere molto meno invasivi, molto più, che miriamo al risparmio degli organi, soprattutto per esempio il rene. Coordinatore del progetto, il chirurgo della aorta toracica, che evidenzia l'importanza del rapporto medico-paziente. Al paziente fai vedere la propria malattia, capisci che questa è qualcosa che abbiamo creato per lui o per lei, dove riesce a capire anche fisicamente, in maniera tangibile, quali possono essere le possibili complicanze. Finora 30 operazioni sono state facilitate dal prototipo realizzato in resina. In base alle richieste del chirurgo, che voleva avere un materiale che simulasse un po' la resistenza dei tessuti o la differenziazione dei vari tessuti. Tutto questo grazie al lavoro di un gruppo di aziende tra Villa Ganzerla, Piovene, Vicenza, la Fondazione San Bortolo Onlus e il supporto di Confindustria Vicenza. Sono molto orgoglioso di questo progetto e penso che avrà dei risvolti straordinari sia per la sanità sia per le aziende. La sanità pubblica in Italia purtroppo ha una carenza di fondi e laddove è possibile intervengono i privati, in accordo ovviamente con la sanità pubblica. No? Dai camici bianchi infine un appello rivolto alla Regione per sostenere i costi di questa tecnologia. Che possa essere rimborsabile e questo permetterebbe di essere esteso questa tecnologia in tutti gli ospedali del Veneto.